Allora Manuel, complimenti innanzitutto per il bel gol, per la prestazione in definitiva. Forse una delle migliori prestazioni da quando sei a Catanzaro, vabbè, gratificata da un bel gol, l'importante era vincere oggi e farlo, immagino, con un tuo gol ti dà maggiore soddisfazione anche. Sì, indubbiamente il gol è una gioia personale, però la cosa più importante, come ha detto lei, è la vittoria, che non è mai scontata, specialmente dopo un rientro un po' anche nervoso, vista l'ultima partita. Quindi l'importante è che la squadra ha vinto, anche se magari gli ultimi 20 minuti siamo stati un po' frenetici in alcune gestioni. E poi per tutto il resto speriamo di crescere anche a livello personale, ma soprattutto la squadra, che è la cosa più importante. Senti, facciamo un po' di chiarezza sulla tua posizione. Si è detto di tutto, si è scritto di tutto. Qual è la tua posizione? Resterai a Catanzaro? Andrai via? Cos'è che hai intenzione di fare? Il mercato sapete bene che è incerto e quindi non si può promettere nulla, quello è il senso. Però io non ho espresso nessuna volontà con la società non è mai venuta a me a dire che ad oggi sono un giocatore in uscita, ma può sempre cambiare qualcosa in questo senso. Poi, quindi ad oggi la situazione è questa, fin quando sono qua non ho da pensare ad altro che se non ad allenarmi bene e se gioco, giocare, sperare di giocare bene. Ciao, questo gol può cambiare, questa prestazione può cambiare qualcosa in te sotto l'aspetto mentale, cioè darti quella sicurezza e quella personalità che finora forse ti è mancata per esplodere definitivamente a Catanzaro, visto che i numeri ce li hai. Sì, indubbiamente il gol è un'iniezione di fiducia, però comunque penso che è un lavoro quotidiano su me stesso, sui miei difetti, andare incontro magari a quelle carenze che possono essere mentali nell'arco di una gara, anche in un momento nervoso, in un momento che si è fatto qualche errore in qualche partita precedente. Penso che questo sia un aspetto che devo migliorare. Però può essere sì, può essere anche un punto sia per me che per la squadra, perché ho visto che comunque ho visto una possibilità diversa in questo rientro, che mi ha fatto piacere. Grazie. Ritorno alla domanda. Ciao, innanzitutto, e Buonasera. complimenti per il gol. Grazie. E ritorno alla domanda del collega precedente. Ma non mi sei sembrato molto, non dico contento, chiaro sul fatto che fin quando io sto qua, cioè, diciamola tutta. Tu sei uno di quelli che praticamente potresti anche andare via. Ti dispiacerebbe lasciare Catanzaro? Ecco, tu che praticamente hai sempre, a parte la provenienza, hai sempre giocato con i colori giallorossi qui, sia tu che il tuo collega Riggio. Quello che ho chiesto prima era solo un discorso che vale per tutti, non era per me, era proprio un discorso professionale che uno fino a quando sta in una società deve sempre stare concentrato con la testa in quello che fa. Poi, come ben sapete, io sono nato a Catanzaro, quindi per me è bello giocare qua. Quindi, quando ho detto che non mi sono espresso con la società è perché non ho chiesto di andare via. Poi, se succede, può succedere, quello è il senso. Non è una promessa perché nessuno può fare promesse in questo ambiente, questo è il senso. L'unico piccolo demerito, il fatto di non averla chiusa o comunque non essere riusciti a congelarla come avremmo dovuto e potuto. Sì, di averla aperta su un momento di leggerezza, ed è lì che dobbiamo assolutamente migliorare, perché poi magari un calcio di punizione, un calcio d'angolo ti rimette in gioco una partita dove la squadra aveva, secondo me, meritato ampiamente la vittoria. Quindi vittoria doveva essere, vittoria è stata, e ero convinto che la squadra avesse fatto bene al di là del risultato, perché, ripeto, dal 3 gennaio si allena con grande determinazione, con serenità, con attenzione, e quindi ci prendiamo questi 3 punti e continuiamo a lavorare. Mister, appunto, dopo quasi un mese di sosta a livello agonistico, che squadra era la squadra che si aspettava o c'è qualcosa in particolare su cui Ma appunto vuole lavorare? le partite dopo una lunga inattività sono sempre partite molto pericolose, perché poi,
i valori si azzerano, è stata una sosta lunga che per 24-25 giorni non abbiamo giocato, così come anche le altre squadre per la verità, e poi le partite del girone di ritorno sono completamente altre partite, quindi la tenevamo in debita considerazione perché comunque affrontavamo una squadra già con la bava alla bocca, però ripeto, la squadra ha lavorato bene, da un punto di vista dell'approccio alla partita e della conduzione stessa ero molto tranquillo. Sì, mister, buonasera. Buonasera. Quanto era importante appunto vincere? Lei lo diceva, dopo 20 giorni di pausa non è mai facile ricominciare, e vincere credo che fosse importante anche proprio per dare qualche certezza in più ad un gruppo che anche oggi, lei lo diceva, insomma, nei 20 minuti finali forse si è fatto un po' prendere dalla paura, dalla frenesia, con qualche errore di troppo, insomma, che deve acquisire quindi qualche certezza. Sì, era fondamentale vincere, ma per tante situazioni, per una serenità della squadra, per continuare a lavorare, per il mercato, per ricompattare l'ambiente, quindi sapevamo dell'importanza della gara e i ragazzi, ripeto, hanno avuto il giusto approccio, secondo me hanno fatto una buona partita, dobbiamo migliorare molto nell'andare ad aggredire un po' più alti con maggiore consistenza, e, insomma, di strada ce n'è da fare, e bisogna migliorare alcuni automatismi, ma soprattutto restare concentrati fino alla fine, perché il primo gol che abbiamo subito certamente è una situazione che dobbiamo continuare a lavorarci sopra. Senta, lei qualche tempo fa parlava si aspettava un mercato importante, parlava di un mercato importante per il Catanzaro. Adesso, insomma, si sono già verificate diverse uscite, adesso attendiamo tutti quanti i colpi e immaginiamo che appunto possa essere un mercato appunto importante per cercare di raggiungere i risultati che tutti quanti noi speriamo. Sì, era un mercato principalmente di ricostruzione, di tentare di costruire una squadra che possa giocarsela benissimo in questi 6 mesi che rimangono e di costruire poi per quello che dovrà essere il Catanzaro del futuro, cercando di mettere dentro gente convinta, gente che potesse alzare e può alzare il livello agonistico di temperamento, di esperienza, di qualità, per poi andarci a giocare questi 6 mesi alla grande. Mister, buonasera. Buonasera. Le volevo chiedere due cose. La prima relativa al fatto che ha effettuato solo 2 cambi, il motivo o per la panchina corta oppure per altre esigenze, e sul fatto che è restato sul 3-4-3, e poi relativa comunque al pubblico, comunque le poche presenze, nemmeno 1000 paganti. Sì, parto dall'ultima. Sta a noi con prestazioni, con risultati, con punti, riportare la gente allo stadio e ripartire in maniera compatta. Per quanto riguarda il 3-4-3, la squadra stava bene in campo. Per fare questo modulo devi star bene fisicamente, poi ogni modulo ha la sua interpretazione. Ripeto, a me interessa, al di là del modulo, mi interessano i principi, i concetti, l'equilibrio che è fondamentale, e quindi stiamo lavorando molto su questo. Abbiamo recuperato giocatori importanti. Abbiamo trascorso un mese di dicembre dove, da un punto di vista fisico, abbiamo avuto 4 giocatori con la mononucleosi che ci hanno condizionato sicuramente il rendimento. Lo dico adesso perché se l'avessi detto prima avrei trovato un alibi, e non mi piace trovare alibi. Quindi è stato un mese molto difficile perché poi giocavamo di continuo. Adesso, ripeto, dal 3 siamo ripartiti con uno spirito diverso, una voglia diversa. E cercheremo di mettere dentro gente che possa portare entusiasmo e qualità e tutto quello che ho detto poc'anzi. Salve mister, una domanda un po' strana. Entusiasmo, diceva. Lei come la sta vivendo? Nel senso che, da un punto di vista proprio personale e professionale, dopo un avvio non facile, perché è arrivato in un momento non facile, oggi Grassadagno com'è? È un pochino più sereno? Ha entusiasmo, voglia? E poi soprattutto, per strapparle un sorriso, fondamentalmente, che bisogna fare? Bisogna vincere, se si vince sorrido. Ma io sono, ripeto, ho le spalle larghe. E Catanzaro è stata una mia precisa scelta, ma quando sono arrivato sapevo a cosa andavo incontro, sapevo chi sostituivo, conoscevo pregi e difetti di questa squadra e quindi
parlavo di un progetto. Sì, sì, perché poi in questo mondo le amicizie ci sono e quindi voglio dire chiaramente i contatti ci sono, però è una piazza che è una bella sfida che mi piacerebbe portare al termine nella maniera migliore e quindi lavorare fino a giugno con tutto quello che ho, con l'entusiasmo che ho, con la voglia che ho, con la determinazione che ho, che deve essere poi quella della squadra, e fare le cose nella maniera migliore. E quindi da parte mia c'è veramente la volontà di invertire questo trend e di costruire qualcosa da qua a giugno che possa riportare un entusiasmo importante e fare le cose al massimo. Sì, alla fine il ballottaggio tra Baiei e Casoli l'ha vinto Casoli, no? La sua prestazione l'ha soddisfatta? Sì, molto, l'ho deciso stamattina. Baiei è un giocatore che sta crescendo molto, ma avevo bisogno di maggiori certezze, anche perché eravamo convinti che il Bisceglie venisse su un 3-5-2, su un 4-3-3, invece si sono presentati su un 3-4-1-2. E ecco i principi e i concetti di cui parlavo prima. Lavorare durante la settimana senza avere soste può aiutare molto questa squadra, perché andiamo a toccare diversi punti. E oggi la squadra, ripeto, ha risposto bene, però dobbiamo essere più aggressivi, andare a prenderli nella metà campo avversaria, e per fare questo ci vuole condizione. Ma la squadra, ripeto, sta lavorando bene, siamo contenti. Però adesso dobbiamo ripartire, accantonare questi tre punti che sono importanti, molto importanti, se non fondamentali, e da domani ributtarci sulla partita di domenica col Monopoli. Di quel mercato importante qualcosa si potrà già vedere in settimana? Ce lo auguriamo, anche se, ripeto, mi piace lavorare molto con i giovani, perché i giovani bravi mi piace crescerli, mi piace vedere i loro miglioramenti. E quindi secondo me nel settore giovanile ci sono buoni elementi sui quali lavorare, e quindi fare mercato, ma metterci dentro anche questi giovani che da qualche settimana si stanno allenando con noi. Mister, a proposito di mercato, lei quando è venuto ha trovato una rosa di 30 giocatori, chiaramente numerosa, per non dire numerosissima. Qual è la sua rosa ideale ora in questo mercato? Cioè, quanti giocatori vorrebbe arrivare fino a giugno? Con 20 giocatori e 3 o 4 del settore giovanile. Mi piacerebbe lavorare con questi, perché si lavora bene, si lavora con entusiasmo, non ci sono distrazioni, non ci sono musi lunghi. E questo sarebbe l'ideale per qualsiasi allenatore. Ma ripeto, la società sta lavorando molto bene, siamo in piena sintonia. Sapevamo che oggi magari avremmo potuto avere qualche difficoltà da un punto di vista numerico, però ero convinto che la squadra, ripeto, al di là del risultato, facesse una gara positiva.